Intanto diciamo che oggi è una grande giornata di mobilitazione nazionale, le notizie che arrivano da tutta Italia sono di migliaia di firme raccolte, file ai tavoli, anche a Roma da stamattina al mercato di Testaccio, oggi pomeriggio ancora a Villa Panfili e poi qui c'è una grossa affluenza. Però vi invito a riflettere su una cosa, da una parte migliaia di firme che si raccolgono, i dati dell'Eurispes ancora di quest'anno, è stato detto prima, negli ultimi 10 anni è aumentata del 15% la percentuale degli italiani che sono a favore di una legalizzazione dell'eutanasia. Dall'altra parte la mancanza totale di dibattito su questo tema. A chi firma e a chi ancora non la conoscesse, perché non si è mai imbattuto in questa storia, voglio invitarvi a firmando a prendere questo numero speciale dell'agenda Coscioni che c'è qui, numero speciale sull'eutanasia legale, in cui c'è la lettera che scrisse Pier Giorgio Welby al Presidente della Repubblica nel settembre 2006, pochi mesi prima di morire, nella quale lui investiva il Presidente della Repubblica di quale responsabilità? Non evidentemente quella di dover fare una legge, perché spettava al Parlamento, ma la responsabilità di informare, di far rispettare il diritto di tutti gli italiani di essere informati sulla propria storia, sulla storia di Piero Welby, sul significato politico e civile che aveva quella storia. E siamo ancora di fronte a questo problema, cioè al problema della mancanza di informazione su questi temi contro quella che è la volontà maggioritaria degli italiani. Mario parlava di cosa abbiamo fatto negli anni scorsi a livello locale, a livello di delibere di iniziativa popolare. È ancora giacente la delibera di iniziativa popolare che venne depositata in quel giorno, con Mario c'erano Marco Pannella, Mina Welby, Beppino Englaro in Campidoglio, in violazione dello statuto del Comune di Roma e di Roma Capitale, non è ancora stata discussa nonostante siano trascorsi i 6 mesi, ben più dei 6 mesi che devono passare prima della calendarizzazione e della discussione. È anche per affrontare queste questioni, questi temi in modo radicale che io insieme ad altri compagni saremo presenti in questa competizione elettorale delle amministrative romane, io sarò presente nella lista civica per Marino Sindaco come radicale all'interno di quella lista civica per riportare prima di tutto la questione del rispetto della legalità anche su quelle delibere di iniziativa popolare, ce ne sono due che sono in sospeso, quella del testamento biologico e quella per il riconoscimento delle unioni civili depositata l'anno scorso. Grazie.